Buongiorno ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Quindi, da come avrete capito, farò un svuota spesa. Questa volta però sono andata a fare la spesa alla Coal. La Coal non è un discount, non so quanti di voi la conoscono, insomma è un supermercato classico, normale. Questo perché ci sono alcuni prodotti che io compro solamente di marca. Quindi, oltre a tutto quello che avete visto sia dall'Eurospin che alla Lidl, alcuni prodotti li compro solo di marca perché li ho provati di sottomarca, quindi quelli del discount, ma non hanno la stessa qualità. E adesso vi farò vedere quali sono. Comunque, partiamo da questa spesa. Allora, carta igienica Coal e l'ho pagata 2,29 euro. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 rotoli, non sono grandissimi, sono quelli pure un po' morbidi, quindi non sono quelli compatti, però visto che questa settimana non sono andata all'Eurospin, mi devo accontentare di quello che capita. E questi sono i rotoli, la carta igienica. 2,99 euro, quindi non 2,49 ma 2,99 euro. Ok, poi ho preso quest'acqua, la Frasassi, buonissima, perché poi questa è proprio acqua marchigiana. Quindi dove sono io? Sono 3, 6, 12 bottiglie da mezzo litro perché io l'acqua piccolina la uso o quando vado in piscina, quindi quando faccio ginnastica, sport, oppure quando vado in giro, me ne porto sempre una bottiglietta perché non devo mai rimanere senza acqua. Quest'acqua l'abbiamo pagata 2, l'ho pagata 2,04 euro, quindi un prezzo accettabile. Poi cominciamo. Questi qui, le gocciole, i gocciolotti, anzi, balocco, sono senza olio di palma. Io compro le gocciole perché i miei bambini ne vanno pazzi. E non è che compro questa di marca perché mi piace solo questa di marca, no. Siccome erano finiti, come vi ho detto prima, non sono andata a fare la spesa grande, allora ne ho preso un pacco. Comunque, devo dire che rispetto a quelli di marca, costano molto di meno. Cioè rispetto ai paesi mi pare che fa le gocciole. Comunque questi qua sono di più, sono 700 grammi e costano di meno. Vi dico anche quanto. Ok, 2,95 euro e sono 700 grammi. Poi ho preso questi qui, i Greggers Gran Pavese. Di solito prendo quelli della Mulino Bianco, che sono senza sale aggiunto in superficie, quindi sono classici, ma senza sale aggiunto in superficie. Però devo dire che oggi ho scoperto questi della Pavesi che sono uguali a quelli della Mulino Bianco e sono 18 porzioni e anche questi sono salati, ma non hanno l'aggiunta del sale in superficie. Questi qua li mangia Andrea, li mangiano anche i miei bambini. Io no, io mangio solo quelli esclusivamente integrali. Comunque, costavano di meno rispetto alla Barilla e infatti l'ho pagato. Ve lo dico tutto, Pavesi, 1,89 euro, quindi neanche tanto. I Greggers sono una cosa che prendo di marca. Ho provato quelli del discount, non mi piacciono. Sembrano cartone, non mi piacciono, insomma. Poi ho preso ovetti Kinder. Allora, sugli ovetti Kinder possiamo aprire una lunga parentesi. Questo è per le bambine e questo è per i maschietti, ok? Io non do mai le cioccolate della Kinder ai miei bambini perché purtroppo dentro hanno l'olio di palma. Io sono contraria all'olio di palma, preferisco dargli quelli più sani. Però l'ovetto Kinder, l'ovetto Kinder è l'ovetto Kinder. Anche se io prima, a questo supermercato, quindi alla Col, trovavo gli ovetti di cioccolata sempre con la sorpresa dentro, ma non Kinder, quindi classici, era fatta con la cioccolata al latte e non c'era l'olio di palma. Purtroppo me l'hanno tolti, i miei bambini sono abituati che una al giorno ne mangiano, io appena tornano da scuola gliele faccio sempre trovare. E quindi ho dovuto cedere agli ovetti Kinder, sperando di trovare gli ovetti quelli senza olio di palma. Dovrei andare in città perché io qui sto in mezzo alla campagna. Dovrei andare quindi in città dove c'è un grande supermercato, l'Iper Simpli, e lì si trovano questi ovetti che hanno la sorpresa ma sono senza olio di palma. Comunque, intanto, se mangiano solo questi con l'olio di palma non dovrebbero far male. E questi sono gli ovetti. Ce ne sono tre a confezione. E vediamo quanti l'ho pagati. 2,79 euro l'uno. Gli ovetti Kinder sono costosi, invece quegli altri costano pure di meno e hanno pure dei belli regalini dentro. Poi
Total 0%, voi sapete, io mangio tanto yogurt greco, poi sono la confezione questa grande che costa di meno rispetto a quelli piccolini, e è da mezzo chilo. Purtroppo ho dovuto, di solito prendo quello della Rose Pilmer, ma non ci sono andata, ho dovuto prendere questo in alternativa. Total, io l'ho pagato 3,35 euro, tantissimo, perché io quegli altri li pago molto molto di meno. Però che dobbiamo fare? Poi ho preso le carotine, queste vabbè, carotine semplici, e le ho pagate. Qui non c'è scritto qua sopra. Vediamo un po', ortofrutta. E adesso qui c'è scritto, ah ecco, no, c'è scritto carote, meno male, 79 centesimi, poco. Buono. Poi ho preso una mozzarellina Santa Lucia senza lattosio, che me la voglio un po' fare a pranzo, visto che oggi sono da sola. E questo qua, Santa Lucia. Il problema della Santa Lucia è che è veramente piccola. Io non lo so perché. Cioè, compro le altre mozzarelle senza. Cioè, la confezione di mozzarella normale mi pare che sto sui 120-150 grammi. Questa è 100 grammi e costa pure parecchio. Ve lo dico subito. Allora, mozzarella. Eccola qui, 1,49 euro. Vabbè, c'ho voglia di mozzarella oggi. Poi ho preso lenticchie bio della Valfrutta. Io compro solo queste, cioè io compro solamente i legumi del bio della Valfrutta, quindi lenticchie, poi abbiamo borlotti e poi abbiamo l'altra confezione, sta di qua, comunque anche i cannellini. Io non compro quelli secchi perché, cioè, non posso stare da giornata prima a metterli a bagno, non mi va proprio. Sì, costano di meno, quello che volete. Comunque, questi sono già pronti. Io vado sempre di corsa con i bambini, quindi non decido mai il menù, non faccio mai il menù settimanale la settimana prima. Io decido giorno per giorno, quindi quando arriva a pranzo, che faccio per pranzo? E quello che mi va faccio, quindi non posso, non ho tempo di stare lì a pensare giorni prima, mercoledì farò i fagioli, quindi lo metto a mollo, no, li compro già fatti. Questo è un buon compromesso, sono veramente buoni, sono biologici e poi sono cotti al vapore, se non mi sbaglio. Ve lo dico subito, eh. Allora, non ci sono sostanze chimiche di sintesi, non ci sono pesticidi, disserpanti OGM e in più sono biologici. Gli ingredienti dentro sono solamente fagioli borlotti biologici, acqua e sale, cioè veramente non c'è niente. Sono buonissimi, sono veramente veramente buoni. Quindi i legumi li compro questi, compro solamente questi, perciò di marca. Quindi i borlotti, le lenticchie, i ceci e i cannellini. Certo, costicchiano un pochino, perché questi qua, ve lo dico subito quanto l'ho pagato, 2,79 euro. Ho preso il miele mille fiori, questo qui. Allora, io il miele lo compro solo buono, non compro quello del discount perché non mi piace, ha un sapore totalmente differente. Quindi lo compro buono. Volevamo comprarlo su internet con Andrea, però come al solito adesso lo faccio, adesso lo faccio e non faccio mai. E quando uno c'ha voglia un po' di miele non c'era a casa. Ho preso questo miele mille fiori perché ho fatto due cose in uno. Ho comprato il miele, buono, e in più questo qui è il miele di Macerata, quindi dove c'è stato il terremoto, delle persone, delle aziende che hanno passato e stanno passando un momento di crisi, un momento di difficoltà. Io quando riesco a trovare i prodotti di quelle zone li compro sempre, pure se costano di più, per aiutarli, per dargli una mano. E in più questo è di casa, Macerata, qui delle Marche. Ok. E vi dico quanto l'ho pagato, questo è 500 grammi e l'ho pagato 6,49 euro. Il prezzo è abbastanza alto, ma se si può aiutare, perché no? Non ci cambiano la vita, no? Dei soldi in più. Comunque, torniamo a noi. Arance italiane Never da spremuta. Queste sono 1,3 kg, 3,05 euro. Poi ho preso clementine, sempre italiane, l'ho pagate 6 etti, sì, quasi 7 etti sono, 1 euro, niente male. Poi ho preso un po' di carne, perché voi nella mia spesa non avete mai visto carne, soltanto qualche affettato. Noi mangiamo carne, la rossa la mangiamo circa una barra due volte a settimana.
la bianca uguale, due volte, circa due volte a settimana. Per il resto io cerco sempre di mangiare tanti legumi, tanto pesce, tanta verdura. La carne cerco sempre di farne un consumo ridotto, anche per i miei bambini. Quindi, siccome mio marito stasera aveva voglia di bistecca, per lui una buonissima bistecca che il mio macellaio di fiducia mi ha garantito che è tenerissima e buona. Va cotta pochissimo, qualche minuto per lato. Solo per lui, perché la bistecca non la mangio. È raro che mangio bistecca. Questa qui era un po' costosetta perché costava 17,80 euro al chilo. Quindi questa fettina di 3 etti e mezzo l'ho pagata 6,44 euro. Io la carne la compro dal mio macellaio di fiducia, non la compro quella confezionata. Certo, se mi trovo in un posto che vado di corsa e mi serve la fettina, la compro. Ma per la maggior parte delle volte la compro lì, perché io compro solo carne magra, magrissima. Infatti, ho preso il macinato e questo me lo fa lui magrissimo, prende un pezzo magrissimo e me lo macina. E con questo qui stasera vorrei farci il polpettone, chissà. Ah no, vi dico quanto l'ho pagato. Allora, questo qui l'ho pagato 6 etti, 7,27 euro. Costa un po' di più, ma i risparmiare sulla carne no. Cioè, preferisco pagare un po' di più la carne, ma risparmiare, che ne so, sull'abbigliamento, sulle scarpe. Ma la carne va mangiata buona. Italiana soprattutto. Poi ho preso il petto di pollo che stava in offerta, due pettoni di pollo buonissimi che io li faccio sempre a cubetti con la salsa di soia, in agrodolce, insomma varie ricette. E questo l'ho pagato 4,22 euro, sono all'incirca 700 grammi. Sì, 700 grammi. Beh, buono, 4,22 euro, l'offerta speciale, perfetto. Ok. Questa busta è finita, passiamo all'altra. Di qua ho preso tovaglioli e li ho pagati 1 euro, mi sembra. Aspettate, eh? Sì, 1 euro. Questi qua della tovaglia, qui, assorti. Eccoli qua. 150 a monovelo, a tovaglioli normali. Io prendo sempre quelli che costano meno. Poi ho preso i cachi, che in questa stagione mi piacciono moltissimo. A me piacciono solamente questi morbidi, questi molto maturi. Quelli vanigliati o quegli altri cachi mela non mi piacciono. Questi sì. E questi qua li ho pagati 4, 2,14 euro. Poi, questa qui, Pomì stava in offerta. Ne ho prese due bottiglie, l'ho pagata 54 centesimi. Io di solito prendo la passata, sempre della Valfrutta bio. Però stavolta l'ho trovata in offerta a 50 centesimi, cioè era uno spreco lasciarla lì veramente, spendere il doppio. E quindi ho preso questa qui, due bottiglie. E poi io la passata la compro a discount, perché al discount riesco a trovarla, come avete già visto, biologica e che costa poco. Poi ho preso un pezzone di zucca, eccola qui, buonissima, 1,61 euro. Poi, oh, il mio amato zucchero integrale di canna, io prendo solo questo dell'Arcenero. Quello che trovo, cioè nel mio supermercato, quindi la colle, c'è questo dell'Arcenero, è l'unico zucchero che uso. E questo qui l'ho pagato 2,45 euro. Anche questo è costoso rispetto allo zucchero raffinato, però i benefici sono tanti, sono veramente tanti. Secondo me, la mia opinione è non risparmi, non, i risparmi vanno fatti sulle cose giuste e buone. Cioè, se io devo risparmiare sul cibo e poi comunque mandare giù, mangiare, far assimilare al mio corpo una cosa che fa male, ma perché? E quindi preferisco spendere un pochino di più, ma essere tranquilla e sicura che sto mangiando un prodotto, un cibo che fa bene. E questo, ragazzi, fa bene. È uno zucchero non raffinato, integrale di canna e ha tanti, 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 tanti valori nutrizionali buoni. Comunque, ve l'ho detto quanto ho pagato? Sì, 2,45 euro. Poi ho preso olive nere denocciolate. Queste sono 300, no, 150 grammi scocciolato. E l'ho pagate, vediamo un po'. Olive nere, 1,29 euro.
Pasta integrale, le bavette, quanto mi piacciono queste bavette integrali della Barilla. Cioè, quando la cuocete sembra una pasta normale. Se tu gliela metti a una persona che non mangia pasta integrale e non gli dici niente, non lo scoprirà mai che è una pasta integrale. Ed è veramente buona. Buona, sì. Questa qui l'ho pagata. Aspettate, eccola qui. 1,08 euro. L'unico problema è che la pasta integrale alla Barilla costa un pochetto. Però è buona. Poi due confezioni a 99 centesimi di mandorle a scagliette, che io le metto sullo yogurt, sui pancakes, insomma dove capita. Poi succhi di frutta. Questa volta l'ho dovuto prendere per forza qui perché l'avevo finiti totalmente. Sono i yoga al 70% di frutta alla pera. Sono doppio strato, vedete? Sono 2, 4, 6, 8 brick, boh, non so come si dice, vabbè, insomma, 8, 8, sono 8, per 2,75 euro. Poi abbiamo le ultime due cose, che sono i pannolini Pampers per mio figlio, io prendo la misura 6, e praticamente questi erano in offerta a 3,99 euro. E poi ho preso il mare blu, mare aperto, tonno mare aperto in offerta 1,99 euro, tre scatoline da 80 grammi l'uno. Perfetto. Allora, vi ho fatto vedere tutto quello che ho comprato alla Coal. Io vado a fare la spesa alla Coal soprattutto quando ho i ticket, i buoni, quindi i buoni pasto di mio marito, perché lì li prendono. Quindi metà di questa spesa l'ho pagata con i buoni pasti, l'altra metà l'ho pagata in contanti. Quando ho questi ticket compro quello che io uso principalmente di marca e l'avete visto presso a poco quali sono i prodotti che uso di marca, sono pochissimi, però ci sono quelle cose che veramente io all'Eurospin, no, all'Eurospin, in tutti i discount in generale non riesco proprio a mangiare. Poi vi faccio vedere anche una cosa, due cose che ho comprato in farmacia per la mia bambina, per Viola, che purtroppo non so se vi capita anche a voi, ma Viola, la mia bambina, passa tutto l'inverno con la tosse, cioè io posso fare aerosol, antibiotici, cortisone, qualsiasi cosa. Lei purtroppo ha questo problema che non riesce a spellere il catarro, quindi il muco che gli si forma. Gli rimane in gola, la irrita e tossisce sempre. C'è cioè, una tossetta sempre fa tipo questa. Fastidiosissima, Morella, sia per noi che per lei. Quindi in farmacia ho preso questo sciroppo Stodan, che è uno sciroppo completamente naturale e va bene sia per le tossi grasse che per le tossi secche. Stodan è buono, a loro piace tanto prenderlo perché è dolce, insomma. Diciamo che fa, però certo è più un calmante che un curativo. E poi la mia farmacista mi ha consigliato queste, sempre tutto naturale ovviamente, non medicine, perché io quando posso cerco di darmi delle soluzioni naturali. Poi se c'è, ovviamente se c'è bisogno, io sono pro antibiotico, cortisone, cioè i bambini vanno curati, vanno vaccinati e curati per quanto mi riguarda ovviamente, è sempre una mia opinione. Quindi ho preso queste pasticche, tavolette che si sciolgono in bocca, ecco qui, che sono un miele e la propoli e questo dovrebbe aiutarla. Io comunque le provo e poi vi farò sapere, gliele faccio provare alla mia bambina e poi vi farò sapere se sono buone. Queste due cose le ho pagate 11,90 questo, lo Stodal. E ho pagato 8,80 euro questo. Purtroppo le cose, i prodotti naturali costano tanto a farmacia, però se riescono a dare un sollievo, che devo fare? Tanto si scaricano. Comunque, detto ciò, la mia spesa era tutta questa. Io ho finito anche per oggi e spero che vi sia piaciuto. Mi dilungo tanto in chiacchiere perché soprattutto quando mi trovo solo a casa mi piace parlare con la telecamera, con voi. Quindi se chiacchiero troppo ditemelo, la prossima volta cercherò di accorciare. Però io tutti i consigli, tutto quello che mi sento di dirvi, le mie esperienze, mi piace farvi partecipi, insomma. Questo è tutto, vi ringrazio, alla prossima, un bacio.